Buonasera, Trip TV per il nostro notiziario in collaborazione con Zero Redazione 0766 News. Cominciamo oggi una giornata ancora abbastanza brutta e caotica per l'amministrazione comunale dei 5 Stelle perché c'è avuto il massimo di un consiglio comunale andato deserto perché è disertato proprio dalla maggioranza. Ci sono tanti modi e motivi per fare politica, sicuramente questo scelto dal sindaco Cozzolino e dei suoi accoliti è abbastanza inusuale. Tutto sembra dovuto al fatto dell'orario ufficialmente. Praticamente invece sono state sbagliate alcune delibere che erano importanti per la maggioranza, sbagliate nella sua composizione. Una volta fatto notare questo in commissione dei capogruppo, e non c'era più il tempo per modificarle. Si è pensato bene di non fare il Consiglio Comunale, disertando quella che era invece la volontà della minoranza che diceva portiamoci avanti con le interrogazioni e le mozioni, che ovviamente vanno discusse con il giusto tempo, poi chiaramente la maggioranza se è granitica le boccerà tutte, però resta il fatto che andavano discusse. Invece abbiamo fatto la figuraccia di non avere di avere neanche un consigliere della maggioranza, la presidente Riccetti che non è più 5 Stelle e quasi tutti, ne mancava solo uno, della minoranza. Detto questo, che vogliamo dire? Cioè, questa è la parte politica, quella esteriore, l'iceberg. La parte interiore c'è cioè, un assessore Cercarelli che ci dice che la bozza per i Orsi è quasi pronta, ma stiamo a Pasqua. È quasi pronta non vuol dire pronta, poi le bozze vanno discusse, vanno viste e vanno fatte. Che per quanto riguarda i trasporti è stato fatto il bando, l'ENEL ha varato il bando per gli autobus a metano, saranno i 12 che arriveranno a Civitavecchia, boh, può darsi, però è stato varato il bando, poi il bando deve essere aggiudicato, poi devono essere comprati e poi devono essere consegnati. Nel frattempo noi stiamo con la scarpa e la ciabatta. Oggi i pullman camminano tutti, ma domani chi lo sa? E questa è un po' la situazione generale, così come la USB pubblico impiego ribadisce con forza quello che ha detto il Consiglio Comunale, cioè la gara di appalto di pulizia deve essere controllata per intero, regolarità e rispetto delle norme di legge sulla prevenzione e sicurezza e se qualcosa non è conforme va annullata e rimosso immediatamente il dirigente, cioè l'esecutore della responsabile della gara stessa, che già se è sempre lo stesso, già di casini ne ha fatti già due o tre. Compreso quello di accettare un monte ore inferiore. Questa è la situazione per quanto riguarda l'economia del mattone, economia del mattone, non c'è più niente da fare in pratica, come diceva la canzone, sono centinaia di posti di lavoro andati in fumo ad oggi, un settore che per anni ha rappresentato l'elemento principale dell'economia civitavecchese, perché a parte il mattone poi ci sono i fabbri, i falegnami, gli idraulici e così via. Adesso non c'è più niente perché si costruisce poco e niente. Poi per quanto riguarda il difesa dell'ambiente e animale e il ruolo del GEN, che è il nuovo corpo di guardia eco-zoofila nazionale, nato 7 anni fa in Italia. Diciamo quindi un'altra sigla, tanti gli interventi portati a termine in collaborazione con la polizia locale e questo va bene, soprattutto nel campo delle discariche abusive, quindi a Civitavecchia ce n'è per tutti. E poi chiudiamo con le ultime due notizie più o meno di sport, il pugilato è stato intitolato al memorabile Carlo Saraudi, il pugile Civitavecchiese, questa mattina è stata intitolata la palestra di Via Borghese, che è quella dove si fa appunto il pugilato e dove i massimi esponenti a box locale erano presenti Silvio Gianluca Branco, Emiliano Marsili e il coach Mario Massai. Poi tante emozioni ieri alla conferenza stampa per quanto riguarda la presentazione del libro a linea spezzata, libro dedicato a Flavio Gagliardini, bomber popolare scomparso un anno e mezzo fa. L'opera ideata dalla moglie Venere Tortora in collaborazione con il collega Massimo Cicognani. Durante la conferenza stampa è stato anche ricordato l'intensa attività dell'associazione Flavio Gagliardini Onlus ed è stata presentata la seconda edizione del trofeo dedicato al numero 9. Si svolgerà dal 12 al 14 maggio al DLF con in campo 8 squadre giovanili. Camboni intanto nel windsurf e chiude quarto all'Eurosaf. E questo è tutto, ricordiamo che il calcio anticipa, domani iniziano gli avversari della Valle del Tevere,
E poi giovedì sarà la porta dei Civitavecchiesi nerazzurri di Mister Camillo. In palio c'è quel agognato secondo posto che consentirebbe di proseguire il campionato per giocarsi la promozione nella categoria superiore. Con questo è tutto, buonanotte.